Buongiorno, oggi siamo il 19 marzo, siamo con Simone Spinelli dell'omonima azienda e siamo in un vigneto a Castel di Croce di Rotella a 800 metri di altezza. Simone, come mai ancora non è potato malgrado? Malgrado siamo a fine marzo, salve a tutti. Malgrado siamo a fine marzo, ancora non abbiamo potato perché qui stiamo, come dicevamo, ad 800 metri e la temperatura ancora c'è la neve. E cerchiamo di potare sempre più tardi, così evitiamo le gelate dei germogli. Questa è una vigna di pecorino. Vigna di pecorino, sono 2 ettari di pecorino, adesso ne stiamo impiantando altri 3 tra pecorino e pino nero, perché volevamo fare una prova di impiantare anche il pino nero qui ad 800 metri. A 800 metri com'è la qualità dell'uva? 800 metri ci stanno dando bei risultati e belle soddisfazioni. Andando incontro a queste stagioni sempre più secche, più aride, qui non abbiamo problemi di siccità perché l'acqua c'è sempre, perché la neve c'è fino ad aprile e quindi c'è una riserva idrica importante, sta dando bei risultati, oltre alle escursioni termiche che c'ha, perché qui d'estate è fresco. L'azienda che com'è formata da altri corpi di Sì, vigneto? noi siamo nati con un vigneto di 2 ettari. 3 ettari a Montevisio, che si trova a 500 metri vicino ad Ulpina, a 10 km da Ulpina. Poi ci siamo estesi, adesso siamo a 20 ettari vitatici, stanno un po' qui in montagna, ad 800 metri, 3 ettari a Montevisio e il restante nei dintorni dell'azienda, che si trova a Castigliano. Bene, produzione pecorino, passerina. Qui in Pino altezza oppure? nero, per ora vinifichiamo quello che abbiamo a 500 metri. Adesso faccio una prova impiantando un nuovo vigneto lì, che raccoglieremo fra 2 o 3 anni e vedremo, sapremo dire Vediamo com'è. bene, grazie Simone. La conduzione agricola. Conduzioni, stiamo abbandonando un po' il chimico, insieme al nostro agronomo Luca Sevedini stiamo adottando una conduzione di residuo zero, in modo che sul vino non avete più residui di chimica e gli ultimi trattamenti adoperiamo prodotti a base di olio di arancia, bicarbonato e tutte cose naturali. Stiamo andando verso questa direzione. Senza certificazione biologica. Senza certificazione biologica, però sarà un vino pulito e naturale al 100%. Bene, quindi non fate uso di serbi, concimi chimici e tutto il resto. No, stiamo abbandonando un po' tutto. Vabbè. Grazie Simone. Grazie a voi della visita.